un brutto incidente, ma ringraziando il Signore, sta qua. Andavo da un'amica a fargli una torta, dovevo andare a Castellaneta, devo andare. Lei aveva dato la parola, quando dava una parola era quella. Abbiamo passato le nostre pene, perché fino a quando ci siamo abituati, robe, ma questa storia l'abbiamo portata avanti 4-5 anni. Poi dopodiché è cominciato a stabilizzarsi un po' di più con le nostre attenzioni, con le nostre cure, il nostro affetto, che guai se non gli dai un po' di affetto. È micidiale, lo devi stare sempre a coccolare, lo devi stare vicino, lo devi parlare sempre. I primi tempi dicevano che era come profondo, poi dopo non si sapeva, perché lei viveva in uno stato di vuoto, aveva sempre gli occhi fissi da una parte. E non ha mai pensato di lasciare Carmela in una struttura? No, non l'ho mai pensato. Lei in 16 anni non l'ha mai lasciato un attimo? Quando io lascio Carmela, poi ci devo mettere tanto tempo per farla ritornare di nuovo come sta adesso. Sì, ma come si fa a vivere una vita così? Come si fa a vivere così? E prima di tutto penso che sia un affetto materno, una mamma con una figlia, non credo. Non c'è una cosa più grande al mondo di una mamma con la figlia, proprio, credo proprio di no. E poi la fede, avere un po' di fede. Quindi per sentirla, questa figlia, te la devi vedere giorno dopo giorno, nel bene e nel male, in tutto e per tutto. La devi seguire sempre. Mia figlia sta sempre così. Non è un giorno che mi avete, come dire, uno si organizza, no. Mia figlia sta sempre in queste condizioni. E chiunque viene qua rimane, perché dopo tanti anni non ha una piaga. Mia figlia non ha una piaga. Però le attenzioni, le cure, se si sente qualcosa, avverte dei dolori, si fa capire che c'è un problema. Anche perché, non lo so, forse è l'istinto, ripeto, l'istinto materno. Se lei non sta bene, io me ne accorgo subito. Carmela non sta bene, devo subito intervenire. Se è una cosa che posso fare da sola, me la sbrigo da sola. Se no, altrimenti si chiama il medico curante, si chiama lo specialista. E io pago tutti quanti, perché fino a quando viene il medico dell'altro, devi fare la prenotazione, robe varie, fino a quando ti mandano il medico della AS, le cose vanno sempre peggio. Allora mi conviene sempre, chiamo sempre i medici a pagamento, pago e mi servo. Questa cosa ci sta facendo veramente stare molto agitati, ci fa stare male. Infatti anche lei sta male, sentendo parlare di tante cose, si agita tantissimo. Io la devo calmare, se no sta sempre a pensare a una parte. Lei vede la televisione, naturalmente. Si sente, perché io la televisione ce l'ho sempre accesa. Come mettiamo i piedi per terra, che siano le 2, che siano le 3 di notte, noi l'accendiamo. Sentiamo tutto. Quindi questa, il fatto che lei si agita, la conferma anche che lei comunque ha una vita, ascolta, capisce. Certo. Riesce magari a comunicare. Non riesce a parlare, però a modo suo si fa capire un po' con gli occhi, un po' con la bocca, quando ti muovo con la bocca, lei vuole parlare. Lei ha la speranza che prima o poi Carmela possa riprendersi? Anche se non riprende tutto quanto, io sono contenta anche così come sta. Che le devo dire? Per me lei dà la vita. Io do la vita a lei, lei dà la vita a me. E dobbiamo ringraziare sempre il Signore, che non dico di stare bene bene, ma almeno di fare le cose per lei, che mi dà questa forza di andare avanti così. Di Rona si dice che vogliono smettere di farla soffrire. Lei come fa a sapere che sua figlia ha voglia di vivere? Che invece magari anche lei non voglia smettere di vivere. Come fa a saperlo? Eh sì, perché noi lo vediamo, non è che non lo vediamo. Lei di giorno in giorno ci fa capire che lei, diciamo così, anche se sta in queste condizioni,
sta bene. Noi lo pensiamo che lei sta bene. Ci vuole una forza, tanta forza di volontà. E una persona, se non ce l'ha vicino, non può sentire quell'affetto, perché l'affetto, c'è tanto di quell'affetto tra la madre e la figlia, però se uno lo tiene fuori, che non l'assiste di persona, non è la stessa cosa. E così io penso che sia con Eluana, che se l'ha tenuto sempre fuori, l'ha tenuto sempre distante. Quando si è giovane si dicono tante di quelle cose, pure mia figlia diceva tante cose, però in qualità di mamma, in qualità di sorella, come mia figlia, non accettiamo e non diamo questo consenso di dire, ma non ci viene, ci viene solo uno spavento sentirla, che dobbiamo fare una cosa del genere. Pure momenti di sconforto immagino che li avrà avuti nel corso degli anni, 16 anni. Quanto sconforto abbiamo avuto, quante delusioni abbiamo avuto. Non bastano giornali da poter scrivere tutto quello che abbiamo attraversato noi. Non lo voglio nemmeno ricordare perché mi fanno sempre tanto male. Non ho preso neanche una lira dall'incidente, ho detto tutto. Vivete di pensione? Non abbiamo niente, vedete? Ho bisogno di una casa più grande, per un ambiente più decente, un ambiente dove c'è più luce. Come si fa? Dove lo vado a prendere? Che me le dà? Stiamo qua. Posso chiederle con quanto vivete al mese? La pensione di Carmela. La pensione di Carmela. Io con 208 euro che vuoi fare con la mia pensione? Si può andare avanti? No. Sei bella tua mamma, lo sai? Sei bellissima. Vivere, vivere è come un comandamento. Vivere o sopravvivere.